Uomini e donne, strani messaggi di Raffaella Mennoia, fan preoccupati. Raffaella Mennoia è una figura emblematica all'interno del talk show di Maria De Filippi Uomini e Donne. La caporedattrice del programma, infatti, tiene costantemente aggiornati i fan circa tutte le novità che accadono dietro le quinte del programma. Nelle ultime ore, però, andando sul suo profilo Instagram, sono apparse delle IG stories che stanno generando molta preoccupazione tra i fan. La Mennoia, infatti, ha pubblicato una serie di messaggi alquanto strani. Cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo. Gli strani messaggi di Raffaella Mennoia. Tra le ultime IG stories di Raffaella Mennoia sono presenti degli strani messaggi che stanno solleticando la fantasia dei numerosi fan. All'interno dei post in questione, la Mennoia ha voluto inviare una frecciatina a qualcuno che, a quanto pare, sta tentando di ostacolarla in qualche modo. Nel caso specifico, la donna ha pubblicato l'immagine di un deserto, con in sottofondo la canzone Desert Rose e una scritta che recita così. Io e te, mi dispiace, non ci separerete. La Mennoia ha poi continuato dicendo che molte persone hanno provato a separarli ma non ci sono riusciti. Dopo la diffusione di tali strani messaggi, il pubblico da casa ha incominciato a domandarsi a chi facesse riferimento Raffaella. Uomini e donne, frecciatina riferita a chi? Molto spesso Raffaella Mennoia utilizza il suo profilo Instagram, non solo per condividere i momenti più interessanti delle sue giornate e del suo lavoro, ma anche per lanciare frecciatine. Ricordiamo, ad esempio, quanto scritto dalla collaboratrice di Maria De Filippi in occasione del ritorno sui social di Sara Affifella. In quella circostanza, infatti, la Mennoia disse, senza menzionare la diretta interessata, che persone così farebbero bene a sparire piuttosto che continuare a mettersi in mostra. Insomma, anche questa volta Raffaella avrà voluto lanciare un messaggio subliminale a qualche ex concorrente di Uomini e Donne oppure si tratterà di questioni puramente personali? Staremo a vedere.